per quale motivo siete qui? Allora, così praticamente, praticamente Trenitalia ha deciso di tagliare alcuni, specialmente sui nazionali. In più ha fatto questo, il nostro servizio della Venezia a Parigi rimane ancora, quindi il nostro lavoro c'è, solamente che siamo stati sostituiti dai francesi. Cioè, noi a casa i francesi viaggiano al posto nostro, il treno c'è ancora, continua, solamente che per alcune cose burocratiche che neanche riusciamo a conoscere, è così, noi stiamo a casa e loro viaggiano. Italia non ha detto niente. No, stiamo in attesa, perché ci sarebbero delle ricollocazioni, si è parlato di corsi di riqualificazione per prenderci con Trenitalia, però queste sono tutte parole, per adesso non c'è nulla di scritto. Chiaramente se non c'è nulla di scritto noi stiamo qui. Certo. Staremo qui fino a che non si saprà qualcosa di concreto. Cioè, tutto così non si fa ancora sentire. Non si fa sentire. No. Non sappiamo nulla. Ed è un dirigente dello Stato sempre, perché fa parte delle ferrovie. Si chiama Moretti. Certo. Non ho paura di. Certo. Quindi, è lui che ha deciso queste cose qua. Quindi noi stiamo qua. 24 ore su 24 siamo qui, chiaramente la rotazione del lavoro è anche una questione di dignità. Certamente. Io lavoro da 27 anni in questa azienda. A un certo punto non servi più. Dopo 27 anni. 27 anni, io dall'86 che sto qui. Come altri miei colleghi, chi da 27, chi da 30, chi da 40. Siamo qui. A un certo punto siamo stati spostati. Una volta c'era Milano-Palermo, Milano-Palermo, Milano-Siracusa o Venezia-Palermo, Venezia-Siracusa, adesso non c'è più, praticamente da Venezia si prende il famoso Frecciarossa, si deve cambiare, aspettare e poi trovare da Roma o da Bologna, trovare la coincidenza, quindi si immagini lei quello che comporta delle persone che partono per le vacanze di Natale o per le vacanze estive pieni di bagagli che vanno giù per incontrare le loro famiglie. Adesso devono cambiare, prendersi tutti questi bagagli, scendere a Roma o a Bologna, aspettare il treno. Si sta creando non vedo qualcosa di positivo in questo. Proprio una spaccatura dell'Italia. Una spaccatura proprio completa.